da masticare, di tutto ci mettono e quindi lì si possono procurare facilmente e senza Eh imbarazzi. sì, sicuramente, però bisogna appunto avere un po' la predisposizione psicologica, quindi l'educazione ci serve anche a quello. Quindi adesso ascoltiamo Renato Zero con Baratto e poi Bello. torniamo tra poco qui su Sex Appeal. Trova un pretesto, una ragione di più perché io ti dica del tuo. Fammi una traccia, una tua foto, semmai dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi. Se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice. Voglio conoscere più cose di te, le più recondite. Prima di darti la mia verginità voglio la verità. Io ho avuto pochi amori in vita mia. Se di una cagna e per giunta con la rogna. Ehi, se ti do il pelo tu che mi dai? Ehi, ti do la milza tu che mi dai? Se ti do il polpaccio che mi dai? Per poi volare io ci starei. Già non montiamo a casa mai. L'amore in fondo non è poi che un baratto, dai troviamo riscatto. Di qualche cosa ti puoi anche privare, dai facciamola fare. Se io ti do un occhio poi mi guarderai. Se ti darò il cuore lo farai pulsare o lo getti in fondo al mare. Ehi, se ti do il femore tu che bentornati qui su Radio Touché Evans insieme a me, Vanessa Giraldo e al dottor Stefano Leuteri. Bentornati. E una cosa adesso vorrei chiederti: quali sono le cose sbagliate sul sesso più eclatanti che ci vengono insegnate?
Allora, le cose eclatanti in realtà sono tante, perché i miti sulla sessualità potremmo parlarne ore, forse potremmo fare una puntata solo su quello. E, rimaniamo un po' sul tema magari delle malattie sessualmente trasmesse, no? Perché su questo anche ci stanno una serie di cose sbagliate che ci vengono insegnate. E di solito, come tutte le cose, si va da un eccesso all'altro, quindi partiamo dalle persone che sono un po' troppo fobiche, no? Quindi persone che ad esempio pensano che l'HIV possa essere trasmessa con un bacio, con il semplice contatto, e quindi ovviamente questo è un pregiudizio che deriva da una non conoscenza, no? Perché queste persone ovviamente non sanno che serve che entrano in contatto due liquidi biologici perché l'HIV possa avere il rischio di essere trasmessa, dove la saliva non è considerata come uno dei liquidi biologici per la trasmissione. Quindi sangue... Sangue oppure sperma, latte materno. Davvero anche il latte? Latte materno, sì. Infatti quella è la, diciamo, purtroppo è una delle modalità di trasmissione dell'HIV che non viene mai considerata, ma è per quello che in Africa è molto diffusa in realtà, non per l'utilizzo della sessualità non protetta, ma proprio perché viene trasmessa di madre in figlio. Questa cosa non è assolutamente conosciuta. Io ad esempio ero convinta che era perché facevano queste famiglie molto grandi. Eh no, purtroppo è la trasmissione proprio di madre in figlio. E altre cose appunto che quasi nessuno sa, appunto come abbiamo già accennato prima, anche il fatto che la maggior parte delle persone si proteggono o solo per una parte del rapporto, per esempio mettono il preservativo prima di eiaculare, come se tutta la parte prima del rapporto fosse in qualche modo esentata dalla possibilità di trasmissione di malattie o anche dalla possibilità di gravidanza. Invece ovviamente sappiamo che è sbagliatissimo, perché anche il liquido preseminale, che quasi la maggior parte appunto dei ragazzi ha, può sia creare gravidanze, sia anche ovviamente trasmettere malattie. Quindi questi sono solo alcuni dei pregiudizi, diciamo, che si hanno. Ok, diciamo, parlando di questa tematica, magari lanciamo una canzone carina che parla un po' di questi aspetti della sessualità. Vogliamo mettere Erotica di Madonna? Sì, dai! Yeah.
bentornati a Sex Appeal. Dopo aver detto tutte queste cose sulla educazione sessuale, molti hanno il timore che appunto l'educazione sessuale possa essere imbarazzante in qualche modo, no? E questo probabilmente dipende anche dalle esperienze che abbiamo avuto, perché se ci immaginiamo e ci ricordiamo anche il modo in cui nelle scuole medie o nelle scuole superiori vivevamo il momento in cui si parlava del sistema riproduttivo, dove c'erano sempre battutine in qualche modo e risatine. Quello dipendeva però dal fatto che questa cosa veniva affrontata probabilmente nel modo sbagliato e nel momento sbagliato, appunto, e magari anche da persone che non erano proprio massimamente formati per questi aspetti, perché non tutti sanno che, per esempio, anche per diventare sessuologi va fatto un lavoro proprio specifico sulla propria sessualità e sul modo in cui viene interpretata la sessualità. Ad esempio, tutte le scuole italiane, riconosciute appunto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, fanno in modo che gli operatori, che poi sono quelli che andranno a fare anche educazione sessuale nelle scuole, lavorino sulla propria sessualità e su come interpretano la sessualità in generale, ma anche aspetti specifici, proprio per fare in modo che non vengano trasmesse delle situazioni di disagio, delle situazioni che in qualche modo possono essere vissute anche dalla persona stessa come di imbarazzo, perché molto spesso quando gli altri provano imbarazzo è perché noi stessi lo proviamo. Lo trasmettiamo? No? Sì, lo trasmettiamo in qualche modo. E ovviamente poi cambierebbe tutto se iniziassimo l'educazione sessuale, come ci propone l'Organizzazione Mondiale della Salute, a 0 anni, un anno, perché inizierebbe a diventare una area della vita veramente non interpretata più come un tabù o un qualcosa di cui ridere o scherzare, ma diventerebbe come una lezione di un altro tipo, insomma. Come una parte di noi che poi è quello che è. Ah sì, effettivamente è così. E rimanendo in tema, perché non lanciamo I Want Your Sex di George Michael? Sì, mi va proprio. Bene.